Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. 12 settembre, apriamo la nostra rassegna stampa leggendo i principali titoli del quotidiano online Tutto Molise. Emergenza maltempo, alcuni sindaci chiedono lo stato di calamità naturale. Campobasso, il bilancio delle operazioni estive della Guardia di Finanza. E infine, turismo, settore in calo in Molise. Proseguiamo con le notizie del quotidiano del Molise, che questa volta apre con lo sport. Lupi, punticino in extremis. Sport: Sundat segna ma si fa espellere. Germano firma il 2-2 contro il Romagna all'89° minuto. E poi lavoro, area di crisi, Petraroia sollecita la giunta. Accoglie a Volturno invece incastrato professionista delle truffe sul web. Ci spostiamo alle taglio alto, oggi la prima campanella tra dubbi e speranze. Frattura lancia l'appello, servono condizioni sicure per le scuole molisane. Ancora maltempo, contrade isolate a Trivento, tempesta di fulmini sulla costa. Le taglio basso, ancora notizie di sport, serie di botte e risposta tra Agnone e Civitanovese, finisce 1-1. Eccellenza, Vasto Girardi e Isernia non steccano la prima, sorride il Venafro. Infine promozione Campomarino e Molise, vittoria a suon di gol, Matese ok in casa. Andiamo avanti con le notizie di primo piano Molise, che apre anche lui con lo sport. Lupi rimonta in 10 al Festival degli Errori, il Campobasso acciuffa il Romagna Centro con Germano allo scadere. Sundat gol ed espulsione a inizio ripresa, è un pareggio modesto. E poi Molise Dati, sul sito ancora nessuna traccia dei compensi dei dirigenti, perché per Cacciavillani figuraccia lunga 20 giorni. Ancora maltempo, sopralluogo della protezione civile a Trivento, weekend da incubo su Costa e Interland. E il nuovo anno si torna in classe tra disagi e polemiche, le istituzioni promettono priorità alla sicurezza. Nel taglio alto, riunioni romane e alleanze locali, l'autunno caldo del centrodestra. Iorio incontra Parisi e avvia il disgelo con Forza Italia. Condivido il progetto di una coalizione aperta, lavoriamoci tutti. L'ex presidente prepara un appello in vista delle regionali, con noi chi è contro frattura. E poi infornata all'ARSAP e guerra leva fonda a Facciolla, mi sembrano i tempi di Vitaiano. Nel taglio basso, Agnonese a piccoli passi, il punto muove la classifica. Gragnoli a segno con la Civitanovese, è 1-1. E poi Abboni prende per mano l'Isernia contro il Pietra, doppietta decisiva per il Puma in Puglia. Prova di forza di Vasto Girardi col campo di Pietra, il Benafro espugna nuova Cliternia. Guglionesi corsaro nella tana dello Spinete. E infine promozione, Boiano recupera al Serra Capriola, Campomarino Show. La Maronea crolla con l'FC Molise. 2-2 tra Roccasicura e Baranello. Vincono le campane. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo le notizie del quotidiano online Agenzia Stampa Molise. Apertura dell'anno scolastico, gli auguri di frattura, condizioni sicure per il futuro dei nostri ragazzi. Continuando, messaggio d'inizio anno scolastico, la scuola è il più grande baluardo culturale per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. Ancora scuola Isernia rinviata di una settimana all'apertura. E infine si annuncia un nuovo anno con più problemi e la chiamano Buona Scuola. Dai quotidiani locali ci spostiamo a quelli nazionali, a cominciare da Repubblica. Il risalto, Renzi, proposta sull'Italicum, ma la legge rischia la consulta. Il Premier, modifica dopo il referendum, la minoranza PD è rottura. Proteste e scontri a Catania. Nel taglio alto, io magistrato in giuria a Venezia, vi racconto il mio diario segreto. Ancora taglio alto, Supertotti, Sampdoria, KO in rimonta. Cade il Milan, l'Inter vince a fatica. Nel taglio basso invece Amatrice e i ragazzi nella scuola del coraggio. E infine Saviano e Narcos, droga, la guerra fallita. Proseguiamo con il fatto quotidiano. Virginia pedinata e linciata, senza limiti, la grande stampa inventa pure l'attacco del Vaticano, che smentisce. Nel taglio alto Robin Hood spacca Napoli, Cardinale e PM divisi sul film. Baby Killer, Sepe, Woodcock e il documentario di Santoro. Ancora Afghanistan, 40 anni di una polveriera perenne, la tragedia negli occhi delle donne.
Taglio basso, il boomerang di Renzi, la minoranza PD dice no, Italicum retromarcia non riuscita. E poi le passerelle e i fallimenti, tutti i politici da terremoto, storia di copertina. Dal Fatto Quotidiano passiamo a Libero. Duello Brunetta-Feltri, l'economista si vede da psichiatra e mi accusa di essere come il marchese De Grillo. Io continuo a fare il giornalista e gli ricordo che uno dei protagonisti del tracollo del partito di Berlusconi è che osteggia Parisi solo per invidia. I falliti di Forza Italia. Continuando con Casaleggio, un Movimento 5 Stelle avrebbe evitato la tempesta. Il grillino già russo. E poi Berlusconi è buono, lui perdona, io no, sono il più cattivo. Niccolò Ghedini. Ne taglio basso, la Clinton non si regge in piedi, non può fare il presidente, ma l'ora alle cerimonie dell'11 settembre. Andiamo avanti con le notizie di sport a partire dal Corriere dello Sport. Mi dovrei ritirare? Il capitano provoca quelli che non volevano più. La Roma perdeva 2-1. Poi un'ora di attesa e lo show. Io ho riportato il sole. Totti decide una sfida incredibile. Entra dopo lo stop per il diluvio e ribalta la Sampdoria con assist e gol. Dettaglio Erto, mossa De Borre, doppio Icardi, l'Inter è tornata. Capovolto il Pescara con 4 punti. Il Milan a picco, rabbia Montella, così non va. L'Udinese fa il colpo con Perica. Dettaglio basso, Napoli e Juve, da domani è Champions. Sarri e Chiev con la nuova. Pepita e Calego. Higuain già nella storia bianconera. Proseguiamo con la Gazzetta dello Sport. Icardi Inter, doppietta Maurito e Super Handa. Serie A Pescara rimontato 2-1 solo al 91° minuto. Dettaglio alto, svendola bandiera Totti, assist, rigore e trionfo. Perché smettere? La Sampdoria va 2-1 dopo il diluvio, entra Francesco e la Roma vince 3-2. Dettaglio basso, Benazia e Pichler, coppia dei campioni. Ancora Balotelli fa 2 gol e rinasce a Nizza. Proseguendo, Pedrosa, Guastafeste, Misano, Rossi, secondo e Bufera con Lorenzo. Il nostro appuntamento finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona giornata e vi lascio al meteo. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per lunedì 12 settembre. Il vortice di bassa pressione dei giorni scorsi perde energia, favorendo così un miglioramento a partire dalla serata. Ancora piogge e temporali nella prima parte della giornata, specie a ridosso della dorsale. Temperature in generale stabili con estremi di 20 gradi e punte di 27. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso, minima 16, massima 19 gradi. Isernia, minima 17, massima 23 gradi. Termoli, temperature comprese tra i 21 e i 24 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.